Garzon. Lo capita adesso. Terminato tutta la fauna mostruale. Ma là c'è un lama. Vabbè, lo chiamerò trovo un lama in questa modalità. Come cazzo si chiama lì? Ok, sicuramente la scorsa puntata c'è cola e quindi l'avrò diviso in un'altra parte. Perché indovinate un po', non ho finito l'ultima sfida che mi rimaneva da finire, quindi alla grande. Considerando che nella scorsa puntata, dico scorsa puntata perché sicuramente questo sarà un altro video. Ok, me ne devo andare perché qua veramente sto morendo. Mio Dio! No, però sto fatto che venga accerchiato dai nemici, dai mostri. Io vengo sempre accerchiato. Ormai è un'abitudine di cosa? Ah, wow, veramente. Ormai di cosa dovrei stupirmi io? Se capitano tutte a me, d'altronde. Di cosa dovrei stupirmi? Qua guarda che mo mi colpisce. Ah no, mo è stato onesto il mostro. Morti suoi. Che cazzo fa? Fa pure le piroette questo. Ma cosa ti ridi? No! Ma vedete che è capitato tutto a me. Ma i morti suoi, i morti. I morti suoi. No, veramente, io boh, non so cosa dire, veramente. Non so cosa dire. E che devo dire? Ma che parlo a fare io? Cosa parlo a fare? Sì, ragazzi belli, un aiuto magari. Perché se andiamo avanti così, col cavolo che riusciamo a sconfiggerlo, sto disgraziato. E state bene, un'altra partita finita come a cacchio, per non dire un'altra parola. In quelle puntate dove stavo con la maledetta modalità con i mostri, più o meno di sto tipo, e che me ne ho venuto? Mo, io spero che questo incubo sia letteralmente finito. Ma manco il tempo di dirlo un altro po', che già l'avevano creata. Questa era come l'altra volta, raga. Mo v'avviso. Io questo già l'avevo capito, sapete da quando? Da quando l'ho iniziata la prima volta sta modalità. Ma sapete cosa mi ha fatto venire in mente sta pietra che mi è cascata giusto giusto sulla capeta? La pubblicità. Che posso coniugare la mia voglia di leggerezza e golosità. Non esiste una colazione così, cara. Posso un asteroide colpirmi se esiste. Posso un asteroide colpirmi se esiste. E io intanto che non ho colpi. Cosa bella, vero? Molto bella. Non sto capendo niente. Comunque la cosa migliore sarebbe proprio questa. Col piccone dobbiamo andare vicino a sti ammassi di pietra. Beh vabbè, ma non così. Ah! Oh mio Dio, mi stava per colpire. Io come un fesso che ci sono andato vicino. Madonna, come faccio? Ce ne ho veramente pochi. Sono a secco. Tu non capisci che sono a secco. Io nel frattempo faccio crollare questa roba. Basta che non mi fanno male sti pezzi. Olè. Vabbè raga, che vi devo dire? Io rompo i cosi qua. Nel frattempo che gli altri pensano al mostro. Sapete com'è? Io faccio la difesa, loro fanno l'attacco. Sono gli attaccanti. Olè. In questa partita mi sto veramente impegnando e voglio giocare d'astuzia. Soprattutto voglio giocare... Ma che fa il mio personaggio? Bomba! Quante cose strane. Ok ragazzi, faccio da difesa. No, 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 no. No! Ragazzi, hanno atterrato la difesa.
Indovinate un po', la difesa ero io. Ragazzi, fino a mo' vi ho aiutato, eh. Non fate i balordi che non mi aiutate. No, raga, eh. Oh, finalmente. Uno che capisce l'italiano. Che cacchio dico, ma manco mi sentono. Sì, vabbè, farò pure il giro. Ah, vedi questo? Era incastrato. Grazie, mi servirebbe una mitraglietta. Ok, non ti preoccupare, faccio io. Ah! Ah! Avanti così, ragazzi. Avanti dritta. Si diceva così, vero? No, 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 no. Maledette pietre. Ok. Ora dobbiamo distruggere quei cosi. Levatevi di mezzo. Oh, che caspita. Brutti balordi. Oh. Dai, che ce la stiamo facendo. Dai, manca poco. Ok, magnifico. Lasciatemi perdere. Da qua non riesco. Vedete che mo mi colpisce. Dai, dai, dai. Se continuiamo così è voglia che ce la facciamo. Avi trut però, eh. E non poco. Ti vuoi levare? Mio Dio. Ehi. Statta a corto. Statta a corto. Sono da ammazzo. A posto. Ma tu guarda dove me lo doveva far spuntare. Garzon? No, madonna, meno male. No, io in molte cose sono molto fortunato, eh. Come ho fatto a morire? Io già non ho cosa. Che parlo a fare, raga? Parlo a fare. Non c'è bisogno che parlo. Cioè, il video si commenta da solo. Le partite si commentano da sole. Vero? Vero? Mostro dei miei stivali, per non dire di peggio? No, raga, io veramente questo lo odio. Lo odio con tutto il cuore. Porca miseria. Caspita, ma se non la finisci. Oh, è l'anima vostra. Ma c'è lei, godite solamente a me. Non lo so. L'ho capita adesso. Basta. Prima o poi le parole te le fanno uscire. Tanto l'ho censurato. Restrizioni ai miei video non ce ne sono, non c'è bisogno che YouTube dice hai detto le parolacce, ci sono le restrizioni. Dan Brond. Metto già io la censura. Mortacci vostra. E intanto non sto avendo modo di guarirmi. Non c'è, io solo questo voglio dirvi. Sì, vabbè, poi io sparo a bambera e quindi adios. Fa male la schiena, ti fa male, non lo so. Se ti girassi mi faresti un piacere immenso. Vabbè, questo non la capisco nulla. Scusa, ma... Oh mio... Ma scusa, ma non stava puntando da quell'altra parte? No, vabbè, raga, ce l'ha con me sto mostro, eh. Anche i mostri ce l'hanno con me. Cioè, fra tanti deficienti che stanno in questa partita, a me... Cosa ho fatto? No, 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 non ci posso credere, sono morto, raga. Tu non potevi venirmi a... Oh, bravo, finalmente, hai capito. Due di vita, eh. Bellissimo, veramente. La cosa brutta, ragazzo mio, compare mio, è che non ho modo di medicarmi io. Di riprendere vita.
mostra la dire, mondo devi vedere che colpirà a me. Sì. No, ma perché non ci ho pensato prima? Oh! Un via con le pietre! Ok. Almeno mi sono so guarito. Se ti girassi però faresti un pia... Scusa tanto, non volevo offenderti. E fin qui c'eravamo. Già da tempo, ragazzo mio. Oh, e che caspita fate? Aspettate, raga, ma quindi qua... Ma quindi qua mi state rompendo le scatole? Certo. Sbaglio, questo è lui. No. Vorresti, vero? Vorresti uccidermi. Manco per il cacchio. Non ce la farai. Perché adesso sarò attento. Aspettate. Quindi i punti deboli sono finiti. No. Mio Dio, raga, finalmente, non ci posso credere. Da quel che ho capito, ma questo già l'avevo capito da tempo, peccato che non ci riuscivamo mai, ma ovviamente la cosa migliore sarebbe che tutti sparano insieme. Finalmente ce l'abbiamo fatta. Oh, il nostro bellissimo deltaplano. Mamma mia, che gioia. Sterminatore di re. Ha detto bene. Sterminato tutta la fauna mostruale qua. Vabbè, che vi devo dire? Io... posso dire che mi sono divertito? Ma in parte. In realtà si può dire che mi sono più che altro sgolato. Vorrei sempre evitare, ma in qualche modo ci casco sempre. Come dire, io spero che questo video vi sia piaciuto. Spero che anche il video precedente vi sia piaciuto. Se così è stato, mettete un bel mi piace, commentate e iscrivetevi se non l'ho ancora fatto. Non so se farò un video stasera, no, manco per il cacchio, perché veramente non so, appunto, sgolato, mi sono stancato, sulle 7:30, non so quanto tempo ci ho messo, ovviamente più di un'ora, mi sembra giusto un corno, non mi sembra per niente giusto per una sfida, ma vabbè. Comunque non lo so se farò altri video su queste sfide, però maledizione creativa, maledizione letteralmente, in tutti i sensi. Per il momento ci vediamo con il prossimo video di non so cosa. Buonanotte, io sicuro andrò a dormire. Cioè, prima cenerò e poi andrò a dormire perché mi sono stancato. Vabbè. Buonanotte a tutti quanti.